Salve a tutti ragazzi, bentornati nel canale di ToxicGamer88. Ci riprendiamo con Fear. Allora, ci trovavamo qui nel personale non autorizzato. Allora, cominciamo subito. Deve essere compiuto ogni sforzo per raggiungere Fettel prima che si sposti. Inizio sesta missione. Forza ragazzi, vediamo di trovare questo bastardone. Anche perché nell'ultimo video quel ciccione di merda se ne è infilato nell'ascensore e non ne avevamo avuto più tracce. Ma a noi non interessa niente. Adesso proseguiamo subito. Ci troviamo qui. Giuro che se trovo di nuovo quel grassone lo faccio a pezzi. Ma dettagli. Ok, andiamo avanti. Anche se sono un po' più stanchino. Scendiamo. Ui, dai. Con velocità. Anzi, devo dire che stiamo procedendo abbastanza spediti su questo titolo. Facciamo sempre un po' di attenzione. Ok, qui non possiamo andare. Esploriamo sempre il tutto. Forza, forza, forza. Fatevi. Eccolo lì il grassone di merda. Mamma mia, giuro, lo faccio a Perfetto, pezzi. di nuovo tu? Vedi questo pulsante? Mi chiedo a cosa serva. Cazzo. C'è un figlio di troia. Adesso voglio controllare una cosetta. Ok, odio quel grassone, giuro lo farò a pezzi la prossima volta. Proprio a pedate, proprio figlio di troia. Mi hai fatto sprecare un medikit. E io dove devo andare? Scusatemi. Cioè, non mi dite che non era necessario uccider. Figlio di puttana. Però credo ci abbia aperto anche questa porta. Vediamo. Cioè, dove devo andare? Cioè, tanto per avere un'idea chiara. Cioè, può essere mai che devo ritornare indietro. Ma che palle. Vedete quando ci sono queste situazioni di stallo? Sì, ho capito che è offline. Però io non ho capito cosa devo fare. Questo è l'ascensore da dove è sceso quel pezzo di merda. Quindi dobbiamo trovare un'altra soluzione. Qui c'è l'uscita. Distruggiamo questo vandalismo gratuito, ma a noi non interessa, andiamo avanti. Non mi dite che mi devo rifare mille mila chilometri a piedi, cosa che rifarò. E credo sia questa. Scendiamo. Ok, era qui che dovevamo andare. Sì. Perfetto, andiamo qui. Beh, ho preso un'altra strada, però. Dettagli. Ok, qui non c'è niente, però il medikit ci servirà. Io per sicurezza l'ho eliminata quella torretta. Andiamo avanti. Botta di salvataggio da panico. Pericolo. Videocamere. Sono operative su queste cose. Vabbè, non so premises cosa In significa. quest'area sono attive misure difensive automatiche. Il personale non autorizzato sarà attaccato a vista. Ah, ok. Così, senza pietà, vai. Ok, fuori un'altra. Il PC ci serve. Ho qui altre informazioni su Fettel. È stato sviluppato all'interno di un progetto chiamato Origin. Il primo prototipo non aveva funzionato. Fettel fu il secondo e non ce ne fu un terzo. Staccarono la spina qualche anno dopo che era nato. Ok, abbiamo capito che Fettel è l'unico comandante telepatico che esista. Io ho un'altra botta di cura, me la do. E adesso prendiamoci il medikit. Questa porta la esploreremo dopo. Vediamo qui cosa c'è. Ok, torrette, ma attualmente torniamo indietro perché di sicuro dobbiamo andare lì. Andiamo avanti, vediamo. Sì, ma così. Boh,
Voglio provare una nuova arma. Proviamo questa. Nuova arma. Sì, ma così non va bene. Allora, un attimino. Ok, quest'arma credo sia più efficace rispetto a quella precedente. Va bene, andiamo. Giriamo qualche cosa. Qui cosa c'è? Questo. Qualche potenziamento, forza. Ok. Mi dia questo. No. Ok, fare un'altra. Qui cosa c'è? Ah, la scala di prima? Sì. Però per sicurezza giriamo sempre. Qui siamo dove? Parte iniziale. Quindi andiamo avanti. Dobbiamo seguire le torrette per uscire vivi da questo schifo. Intanto, ecco il grassone di merda. Vieni qui, brutto figlio di puttana. Qui non c'è niente. Cioè, come fa a correre che non ha le gambe? Io vado avanti, vediamo qui cosa c'è. Infatti questo ci serve. Andiamo qui. Più di questo non posso fare, ragazzi, perché esplorare tutto mi sembra impossibile, però non è vero, impossibile. Ok. Non ho capito cos'era quel suono, ma non ci interessa. Che qui non c'è niente. Via. Io le distruggo, ragazzi, non mi interessa. Vai, vai, vai. Ok, fatto. Nulla. Andiamo avanti. Sì, per sicurezza è meglio eliminarle, quelle maledette torrette. Ok, PC. C'è niente? No. Controlliamo qui. Nulla. Ok, andiamo avanti. Esploriamo, esploriamo. Intanto, guardatelo un attimino. Ok. Non c'entra. E giuro che ti venga a prendere a calci in culo. Allora, prima di andare lì voglio vedere se posso entrare qui e dargli. Non posso entrarci. È entrato? Sì. Miracoli allora. Forza, forza. Qui mi sa che c'è una torretta. Qui non c'è niente. E come ci faccio a salire? Maledizione a me che non riesco. Ok, vaffanculo. Dobbiamo stare attenti perché ce l'ho. Eccola qui. Curiamoci, togliamo il Oslo. Oh cazzo, sono in due. Un attimo che la prendiamo in quel posto di... Fermo. Questa è molto più precisa. Sì, però sto sprecando mille medikit per niente.
Ok, io anche se spreco medikit non mi faccio problemi, quindi andiamo avanti, leggiamo questo. Hai un nuovo messaggio. Il primo messaggio è di... Bill Moody. Qui è Bill Moody. Mi spiace se non mi sono messo in contatto prima, ma siamo un po' indietro. Sono ancora nel centro di trattamento di South River. Comunque ho alcuni risultati preliminari. Tutti i componenti che mi ha fatto cercare sono presenti, anche se le concentrazioni sono significativamente più elevate di quanto ci aspettassimo. Le farò avere un rapporto completo per lunedì mattina, presto. Ok, a Fine dei messaggi. presto sto cazzo perché adesso siamo a mare. Credo che queste torrette non era necessario distruggerle, potevamo aggirarle, ma vabbè. Qui non c'è niente. Qui nemmeno. Un girettino qui. Medikit importante. Botta di salvataggio e via, via, fatemi. Eccolo qui, qui c'era qualcosa. Ok, vaffanculo, via. Aspettiamo se ricarica la torcia, c'è troppo buio. Vai, vai, e usciamo da qui tipo subito, ok. Ho visto... No, niente, non c'è assolutamente niente. Salviamo perché abbiamo soltanto 4 medikit. Ha già salvato anche lui. Forza, forza. Qui mi sa che c'è un'inculata da panico. Vieni qui, vieni qui. Volevi. Ok, eliminati. Tranne quello. Fuori un altro. Cioè, è più semplice uccidere questi cani che gli altri. Allora, mi dia questo. Il mitrozzo da panico che ci servirà. Ok, scusate se non sono veramente attivo, ma oggi sono un pochino stanco ed è una seccatura totale. A titoli di informazione, quando... Ok, curiamoci. Freghiamocene dai medici che sta arrivando a questo punto. Ok, potenziamento mio. Eccoci qui, andiamo avanti. Quando vedete la mia faccia in versione gialla, significa che sto registrando di sera. Ed è veramente una seccatura, ma... Cazzo. Ok. Mi hanno preso veramente alla sprovvista, ma... Attenzione. Esci fuori, forza. Ok, ho ucciso. Telecamera andata, o meglio torretta. Prendiamo quello che ci serve. Qui non c'è nulla, dovrei entrare qui, credo. Ma prima di andare qui, esploriamo un altro pochino la stanza di prima. Vediamo se abbiamo perso qualcosa. No. Che cazzo è? Mamma mia. Allora, un attimino, momenti di panico. Cazzo, via. Salviamo un attimo. Voglio provare una cosetta. Sì, ma questo è un lanciare. No, 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 non ce la faccio mai. Andiamo qui, vaffanculo. Mi ha dato troppe armi. E la cosa non mi piace. Io salvo, ragazzi, vediamo. Allora.
Ah, dovrò usare questo. Allora facciamo una cosetta. Vieni qui. Dai. Via di qui. Mamma mia, questo ci apre il culo, però. Ok, eliminato. Sì. Ok, ragazzi, abbiamo eliminato questo problema. Andiamoci a riprendere il nostro fucile a pompa, che ci serve come il pane. Dov'è? Eccola qui. Quindi credo che dopo questo breve pezzettino possiamo salire. Ah. Ok, qui non c'è niente. No. Quindi andiamo avanti un altro pochino. Munizioni, perfetto, ci servono. Ok, vedo troppe armi. Non è che la cosa mi piaccia più di tanto. Ma siamo ritornati al punto di partenza. A meno che io non debba salire su questa scala. No, odio i cunicoli, porca puttana. Vabbè, scendiamo, ragazzi, vediamo cosa ci aspetta. Allarme, rilevate sostanze tossiche. Ah, bene, anche le sostanze tossiche ci manca. Fermo, fermo. Dobbiamo salire da qui perché credo che da qui si arrivi. A dove eravamo prima, infatti. Ci sarà qualcosa di importante o qualche cosa che ci farà cagare sotto. Questa è una nuova arma. Direi di prenderla al posto di questo. Che cos'è? Non lo so. Ma mi sa di veramente cattivo, quindi la prendo, anche perché ha molte munizioni. Molto poche munizioni, quindi andiamo avanti. Ok, facciamo attenzione. Ok, siamo qui. Questo dovrebbe togliere il gas tossico, perfetto. Emergenza cancellata. Leggiamo qui. Due nuovi messaggi. Il primo messaggio è di Bill Moody. Ehi, Janice, sono Bill Moody. Ian Ives mi ha spedito al centro di trattamento di South River per fare alcune analisi sulle acque reflue. Sono un po' preoccupato per quello che ho trovato, perché i campioni vengono da zone residenziali. Il corso d'acqua potrebbe avere origine ad Auburn, che spiegherebbe molte cose. Ti mando una copia del rapporto, così chi di dovere potrà essere informato. Il prossimo messaggio è di Ian Ives. Janice, sì, pronto, sono Ian. Ecco dunque, volevo avvisarti che potresti ricevere una chiamata da Bill Moody. Penso che la linea d'azione migliore sia che tu finga che le sue preoccupazioni ti interessino molto. Credo che voglia solo poter credere che la palla è passata a un'autorità competente. Io l'ho ignorato, quindi penso che correrà da te. Comunque, guarda, fammi sapere come va avanti la faccenda. Fine dei messaggi. Perfetto, raccogliamo tutto. Potenziamento, potenziamento preso, ok. Medikit. Riscendiamo. Ok, PC. Lo prendiamo dopo un attimino. Adesso siamo di nuovo carichi. Qui c'è qualcosa in più su Origini. Il programma fu chiuso per un problema di sincronizzazione. Non dice cosa significa, ma mi sembra che ci furono alcuni morti. Ok, grazie. Preso anche quello. Direi di andare qui allora. Vediamo. Qui è chiuso, non c'è niente. Vediamo qui cosa c'è. Anzi, voglio provare la nuova arma. Vediamo com'è. Sì. Ah, è veramente precisa. Ok, qui siamo nella parte sovrastante, livello superiore. Lì c'è qualcosa. No, andiamo. Vediamo. Carichiamo questa, perché è veramente utile come arma. Ok.
Ok, vedo troppe armi. Ok, mine, medikit. Ok, qui non c'è più niente. Apriamo questo. Ah, le torrette. Perfetto, vai così. Ok, eliminiamo tutto. Così, con velocità, andiamoci così. Ok. Finito? Non c'è più niente. Ok, direi di uscire. E dopo questa breve scampagnata con il nostro mitrozzo. Però dai, è stata avvincente, ragazzi. Abbiamo trovato anche una telecamera da conquistare. E io voglio provare quest'arma un attimino. Salviamo di nuovo. No, spettacolo. Cioè, quest'arma one shot. Però, per sicurezza, proviamo anche questa. Via, 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 via. Dai, esci. Ecco perché c'erano tutte quelle munizioni, maledizione. Via. C'è troppo fumo. Mamma mia, massacro. Prendiamo quello che ci serve e andiamo avanti. Però un giretto qui ce lo dobbiamo fare lo stesso. Anche se credo che la missione sia terminata. Qui c'è il nostro mitrozzo. Perché abbiamo fatto tutto il giro. No, non c'è più niente. Quindi dobbiamo andare soltanto avanti. Via. Cioè, quest'arma. Dov'era? Questa di qui è spettacolare. Cioè, cancella i nemici direttamente. E io la voglio riutilizzare. Tornate in pattuglia. Sì, ma odio questo mirino. Forza. Stiamo cercando. Forza. Fuori un altro. Ok. Fuori un altro. Vabbè, lasciamola perdere per un attimo, perché altrimenti qui ci arano. Saliamo su e andiamo a devastare il mondo e più. Ok. Scusate per la rima, non era in programma. Andiamo. Vedo di nuovo. Squadra, al riparo. Uno a te e uno a te. Mi dia questo. C'è altro qui? Non credo proprio, andiamo avanti. Si sta procedendo un po' più veloce. Sì, ma qui siamo nella parte di sopra. Non so se devo saltare. Io salvo. Sì. Ok, intervallo senza intercettazione. Immagine residui della prossima missione. Il segnale di Paxton Fettel è svanito di nuovo. Un consigliere tecnico dell'arma ci ha ipotizzato che il problema possa dipendere da danni che la trasmittente potrebbe aver riportato in combattimento. Sembra ormai chiaro che l'ingegnere dell'arma ci ha Norton Mapes stia sabotando la missione FIER. C'è il grassone. La missione è localizzare Fettel. L'obiettivo secondario è catturare Norton Mapes per interrogarlo. Ok. Adesso salviamo e ci salutiamo, ragazzi. Quindi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere la vostra. E alla prossima. Ciao a tutti.